stati presentati degli elementi che provengono da un documento, un PDTA, elaborato dall'AMCO insieme alla SIMEO, che è la Società di Medicina d'Urgenza, nel quale è stato delineato il percorso del paziente con fibrillazione atriale che giunge in pronto soccorso. Oggi i pazienti che giungono in pronto soccorso, mentre nel 2000 in uno studio che avevamo condotto nell'AMCO, lo studio FIRE, ne venivano ricoverati il 60%, adesso ne vengono ricoverati soltanto un quarto. Questo è molto positivo, però molto spesso i pazienti vengono inviati a casa. Invece quello che viene sottolineato in questo documento è l'importanza di una presa in carico dei pazienti con un riferimento all'ambulatorio di cardiologia, dove dovranno essere prese poi nei giorni successivi alla dimissione del pronto soccorso tutte le decisioni che riguardano le indicazioni alla terapia anticoagulante e la scelta tra la strategia di controllo del ritmo e di controllo della frequenza. Per quanto riguarda gli aspetti terapeutici, è stata sottolineata la parziale inefficacia della profilassi antiaritmica, anche perché non ci sono state delle grandi novità sulle terapie farmacologiche, e l'avanzamento dell'ablazione transcatetere. Le nuove tecniche di ablazione transcatetere, in modo particolare l'elettroporazione, hanno ridotto le complicanze, ma la percentuale di successo a distanza non è cambiata molto. Quindi quello che è stato sottolineato è la gestione, la identificazione appropriata dei pazienti che possono beneficiare di un trattamento di ablazione, con due focus particolari: la possibilità di candidare a un'ablazione transcatetere anche precocemente pazienti con determinate caratteristiche di atrio sinistro normale, età giovanile, forma parossistica della fibrillazione atriale, e un'estensione delle indicazioni all'ablazione transcatetere alla fibrillazione atriale in pazienti con scompenso cardiaco, in funzione degli studi che hanno dimostrato una riduzione degli eventi.